2.000 mascherine FFP2 per gli insegnanti di sostegno delle scuole pistoiesi, le ha donate la MNIL, Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro, ritenendo quella categoria di docenti tra le più a rischio del mondo della scuola, non potendo rispettare quasi mai il distanziamento previsto dalle norme di sicurezza per il contenimento del Covid-19. La consegna dei dispositivi è avvenuta nella sede centrale del liceo artistico Policarpo Petrocchi di Pistoia, scuola dove in questo momento ci sono tre classi in quarantena perché sono stati riscontrati tre studenti positivi. Gli insegnanti di sostegno sono molto più vicini, non possono rispettare il metro di distanza tra loro e l'alunno, pertanto sono i più soggetti a eventuali contagi. Per questo l'AMNIL, in collaborazione con Lega Ambiente e con ANP, Associazione Nazionale Presidi, hanno dato vita a questo progetto. L'idea è stata dell'AMNIL, che voleva appunto, il cui coordinatore, il dottor Manetti, mi ha chiesto se avevo appunto necessità per la mia scuola di queste mascherine, e io gli ho chiesto se fosse stato possibile estendere questa donazione anche alle scuole della provincia, e appunto a questo punto l'ANP, questa nostra organizzazione, si è allertata. E abbiamo fatto in modo di coordinare le scuole e chiedere le loro necessità, e appunto questa donazione avverrà a tutte le scuole della provincia.